Siamo felicissimi, bisogna dire che partita dell'andata è questa, chiudono un ciclo, abbiamo fatto davvero tanti punti, abbiamo fatto 24 punti in queste 15 giornate e adesso abbiamo un'identità precisa, sappiamo il calcio che giochiamo, e ci conosciamo bene, abbiamo formato un bel gruppo e questa è la base da cui possiamo partire. Non lo dico neanche perché è sottinteso, il mister ha dato più di una grande mano, io lo conoscevo già e quindi questa sintonia forse ha fatto bene anche al gruppo. Avete visto, ci ha dato un altro tipo di ritmo di gioco, un calcio, ci fa fare un calcio moderno che ci fa divertire. Quando ti diverti poi in campo, quando stai bene con un gruppo, lo fai più volentieri, corri più volentieri, questo forse è il segreto. Non bisogna mai fare il passo più lungo della gamba, mi piace pensarla così, perché quando poi ti senti appagato e vuoi guardare troppo in alto rischi di cadere e farti male. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, che deve arrivare il prima possibile. Una volta raggiunta quella si potranno guardare le altre squadre più in alto, però io sono convinto che un passettino alla volta, senza allungare troppo il passo, riusciremo a dire la nostra. E hanno avuto difficoltà oggi perché sicuramente abbiamo preparato bene la partita. Loro sono andati in svantaggio, dovevano recuperare in doppio svantaggio addirittura, quindi è diventata un po' più nervosa la partita, un po' più caotica. Loro hanno iniziato a mettere più attaccanti. È ovvio che è diventata una partita diversa da quella che magari avevano preparato anche loro. Quindi le partite non si sa mai poi come vanno, abbiamo fatto due gol al primo tempo e poi anche noi ci siamo difesi bene, abbiamo cercato di ripartire, insomma. Però sì, è stata un po' per quello, secondo me, la Juve non si aspettava di avere questo doppio svantaggio. Sicuramente non mi aspettavo magari avessimo così difficoltà nella parte iniziale. Però per quello che mi avevano detto per convincermi a venire qua, io ci credevo, ho visto un progetto forte perché non solo c'è dietro una base solida economica, ma all'interno del Monza ci sono persone che di calcio ne sanno, l'hanno fatto per tutta la vita, hanno vinto più di quello che possiamo pensare e quindi questo ti fa capire che le cose difficilmente possono andare male. Poi è ovvio che possono farlo, però una volta che abbiamo preso il là, avete visto cosa è successo.